Buongiorno, oggi mi trovo dalla signora Mariella e signor Otello e abbiamo fatto questa installazione di questa porta scorrevole con l'immagine all'interno. Siamo a Sassofortino, Roccastrada, in provincia di Grosseto. Perfetto? Perfetto. Abbiamo installato questa porta qua scorrevole, hanno visto il filmato in internet di una installazione fatta a Lucca, mi hanno chiesto per telefono se potevo farla uguale, ho risposto tranquillamente che c'era la possibilità di farla, è stato fatto il preventivo, un po' di telefonate e alla fine mi sono trovato a fare. Io vi devo comunque ringraziare della fiducia che mi avete dato per un mese di tempo. Un mese. L'avevamo già fatto dopo una settimana, dico la sincera verità, solo che poi dovevamo trovare il tempo. Che è importante. La porta è stata fatta su misura, la cosa più importante è stata che mi avete mandato una fotografia di dove andava la porta. E la cosa più importante poi è stata la misura, perché la misura effettivamente è già metà del lavoro fatto. La misura è stata fatta a luce, quindi da muro a muro, da pavimento a inizio qua sopra. Questa è stata la misura perché poi noi dobbiamo aumentare in altezza e in larghezza per poter produrre la porta. Signora Mariella, se vuol venire, venga qui. Allora, innanzitutto grazie. Grazie per l'acquisto. Voglio sapere una cosa. Quante volte ci siamo sentiti per telefono? 2-3 volte. Si immaginava che una vetreria da Venezia veniva fino a qua a montarvi la porta? No, effettivamente non credevo. La immagine? Cioè, la credevo più complicata. Invece è stato più semplice di quello. L'installazione sì, abbiamo fatto in mezz'ora. Però forse era un po' complesso poter ordinare una porta da una vetreria lontana. Però alla fine è stata una cosa forse semplicissima. Un po' di telefonate, che è giusto anche parlare direttamente con me, chiedere alcune informazioni. Vuole aggiungere qualcosa, signor Otello? Niente. Chiedere naturalmente informazioni. La parte più importante che dico a tanti clienti che mi chiamano, facciamo un preventivo di spesa, che è il primo step, che è giusto che sapete esattamente il costo a cui andate incontro. Poi, se tutto quanto va bene, è un attimo poi venire. Poi mi sentono, sì. Sento che la sentono. Che poi Non è una parte da Venezia, che veniva a montare la porta, autostrada, benzina, tempo, rischi per la strada. E niente? Non è nulla. No. Dico la sincera verità, lo facciamo anche per un discorso pubblicitario, perché è giusto far capire che la nostra vetreria, oltre a produrre queste bellissime porte, riesce anche a fare strada e venire a montare la porta direttamente a casa vostra. Perché poi nella pubblicità è tutto il Signora Mariella, io la ringrazio. Grazie a lei. Dell'acquisto di tutto quanto. E grazie ancora. Io più la guardo più mi piace.